Nishida, protagonista assoluto del match. Nishida, la bomba micidiale di Yuji Nishida per l'ennesimo ace nella partita. Andiamo a rivedere come carica, come abbatte Pochini. Andiamo a rivedere Nishida, vedete come carica la squadra. Lorenzo, veramente. Ancora il servizio di Leon, di nuovo ace, di nuovo dove l'ha messa prima. 3-4, la sera in vantaggio. Si è lanciato la palla anche tanto dentro ed è riuscito a staccare fuori dalla linea dei 9 metri e guarda, ha guarda colpito qui la palla. Squadra di Rado Stoichev. Ivan Zaitsev. Ehi! Steven Zaitsev. 5 pari. Un muro, un ace per Ivan Zaitsev. In questo terzo set sente l'odore del sangue dell'avversario. Al momento sembrano tutti contenti. Dagli torto la bordata di Groser, abbatte Laurenzano 4-3, ace di Georg Groser. Con Ole Plotnitsky ora al servizio. Servire fortissimo, Melgareco e Pesaresi si guardano, zona di conflitto, ace Ole Plotnitsky. Sta facendo la differenza, sta facendo la differenza. Comunque solido in recessione. Non hanno più, qui non c'era niente da eccepire, non c'era invasione aerea. Lagumcia, forte, ace, la chiude Anis Lagumcia. Partita tostissima, durissima, anche molto bella per l'arbitrato, soprattutto nel primo e nell'ultimo set. Modena fa 3 punti col 28-26 nel quarto parziale, sono 3 punti che le danno 3 lunghezze di vantaggio. E può reggere queste pressioni, Abdelaziz, forte ace di Nimir che poi si gira verso la curva a incendiare ancora di più un clima già abbastanza caldo. Primo ace della partita. Ha iniziato forte dai 9 metri Modena, mandando anch'essa segnali a Perugia. Magari vuole cercare il terzo, proprio in questo servizio. E infatti forza e lo trova. Non ha paura del time out. Anzi, non gliene frega proprio niente. Rientra e tira di nuovo a tutto braccio, 18-15. 3-2. A caccia del pari Leon. Spara il servizio, ace di Wilfredo Leon, 3 pari, sarà battaglia anche al quinto. Assolutamente sì, è battaglia dai 9 metri. Lo rivediamo qui, serve Piazza nervoso, qui Semenio che attacca forte, trova l'incrocio delle linee. Questo è un servizio da cecchino da di Semenio. Cecchi, proprio ha tolto la ragnatela all'angolo di zona 1. Lo rivediamo. Arriva l'ace, Matej Kaczynski, più 3 ora, Trento 6-3. Solo l'inizio, ma Mister Eckeli decide di richiamare subito i suoi in panchina. Prima interruzione di gioco sul primo allungo di Trento con Fita adesso impegnato dai 9 metri. Eccolo l'ace che può riaccendere la luce in casa Verona. Spiegano le ali non soltanto le braccia di Keita, ma anche quelle di tanti fan che ne imitano il gesto. Nishida adesso pronto al servizio. Mazzata di Nishida che trova l'ace nella zona di conflitto. Nishida è lui che infiamma il palamagliata con questa bordata. Guardate lì, tra zona 5 e zona 6. Ancora la squadra di Milano non è riuscita a stare punto a punto. E qui arriva l'ace di Wilfredo Leon che trova l'ultimo centimetro del campo. 8-12. Non c'è niente da fare, non è colpa di nessuno, è merito solamente di Leon che ha attaccato nella zona di conflitto tra Mergareio e... Si porta dietro questi fischi.
risponde così con un ace lo Zar. 3-4, i famosi fischi di paura, a volte si dice nel calcio, sono fischi che vabbè. Parte Crozer, arriva Leis, 24-17, che Monza, che serie dei quarti. Ancora Crozer sui 9 metri, a un punto dal tie break, si scaldano i motori per il quinto set qui al palazzetto di Via Fersina, Trento, gara 1, Trento avanti 2-0. Confermato il sestetto di Milano, lo stesso di quello di partenza. Ole Plotnitsky, il primo servizio e il primo ace di questo terzo set. Angolino incredibile quello trovato da Plotnitsky, questa non si riceve mai. Questa è impossibile da ricevere, esce proprio verso l'esterno, va sulla riga con una grande velocità. Già poi la partenza non convinta di Gapet, mamma mia, lascia tutti fermi. Matej Kaczyński, il Kaiser di Trento, 12-11, un altro ace per lui che aveva aperto questo set regalando scintille dai 9 metri, guardate. Vantaggio su Piacenza. È un ace, questo si è abbassato Van Garderen, ma la palla è finita in. E allora il 23esimo punto, sembra non esserci più molto da fare. Bruno Resende per avere un po' di continuità nel cambio palla. 11-16, Nimir al servizio, fortissimo, ace. Sta praticamente giocando da solo Nimir Abdelaziz nella metà campo di Modena. Per adesso ovviamente non basta tenere il ritmo di Perugia, ma i suoi sono segnali anche ai compagni di squadra perché lo seguono. Vedremo se e chi lo seguirà. Lui ottimo attacco e un ace. Crozer fortissimo, c'è il secondo ace della sua partita, il pallone in mezzo tra Rousseau e Rossini. Subito break per la Vero Volley che va 3-1. Enormi difficoltà in ricezione per Modena. Francamente questa è una signora battuta, però. Torna al servizio Kaczyński. Ace di Matej Kaczyński con Ishikawa che si è tuffato per andare a prendere il pallone. Poi è stato probabilmente disturbato nella visuale da un compagno. E allora sul doppio vantaggio Trento, Milano costretta a chiamare. Eccolo il fischio del direttore di gara Zavater che dà il là Nimir per partire dai 9 metri, va a spingere, arriva Leis, ne ha fatto 1-7. Nimir Abdelaziz, time out di Angelo Lorenzetti, 11-6 in servizio, sicuramente l'arma in più di questa Modena che ha fatto male. Forza e arriva il secondo ace dell'ucraino. Zona di conflitto stavolta, problemi per Cisterna. 7-2. Time out richiesto da Fabio Soli. 5 punti di differenza in questo secondo set. Abbiamo rivisto l'ultimo servizio di Plotnitsky. Capete altri ace, che la palla piove malefica sui 7 metri, ha fatto le spese Andreopoulos. Gappet stavolta cambia traiettoria, non il risultato, incrocio dei pali, incrocio delle righe, più 7 Modena, e adesso entra Ekstrand. Comunque bravissimo lo sloveno a portare a casa questo punto per Verona. L'ace di Mozic. Che palla questa di Mozic, esattamente a metà strada da Ferretti. Certamente positivo da parte di Gabi Garcia domenica scorsa contro Trento. Fortissimo e in campo è l'ace di Zaitsev. 10-8. Estremamente positivo l'approccio. 10 punti per schiacciatore cubano naturalizzato polacco, anzi 11 perché dobbiamo aggiungere l'ace al tabellino che vale il set point, uno dei 5 a disposizione di Perugia. Sta facendo vedere grandissime cose in battuta oggi. Nimir Abdelaziz, pallone alto, va a servire
la riapre, l'ha riaperta Modena di prepotenza, l'Eis di Nimila Terazziz, 2-2. Filippo, e dopo tanti tentativi, Modena è riuscita a chiudere con un ace in battuta, il fondamentale che gli sta portando tanto e sta facendo la differenza. E adesso momento.